Iniziamo la classifica con il portiere spagnolo. Devo dire che ero indeciso fino all'ultimo tra lui e Koulibaly, ma alla fine ho deciso di premiare il suo miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Tra l'altro, la sua migliore stagione, statisticamente parlando, da quando è al Napoli. In proiezione, infatti, dovrebbe concludere con 26 reti subite, meglio delle stagioni 2013-14 e 2015-16. Dell'anno scorso, beh, meglio non parlarne. Quest'anno sta dando sicurezza a tutto il reparto. D'altronde il Napoli ha anche la miglior difesa del campionato. Degne di nota le sue parate contro la Roma, Inter e Juventus, con una magia su Matuidi che però non è servita a portare il risultato a casa. Voto 6,5. Al quarto posto troviamo l'algerino. L'avrei messo sicuramente in una posizione più alta se non fosse stato per l'infortunio, che mi avrebbe dato modo di valutarlo per più partite. Resta comunque l'ottima prestazione sulla fascia sinistra. Fino al suo infortunio, infatti, il Napoli volava a suon di vittorie e gol, quest'ultimi diminuiti drasticamente dopo il suo infortunio. Grande tecnica e fisicità, abbinata anche a un fiuto del gol finalmente ritrovato. Speriamo possa riprendersi presto. Voto 7. Al terzo posto troviamo il capitano. Non è stato un inizio di stagione felice per lui, tante critiche, prestazioni altalenanti, ma lui non si è mai abbattuto. Si è messo sotto e ha lavorato per migliorare la sua condizione sia fisica che mentale. E una volta trovato il gol contro il Torino, il 115esimo, è completamente rinato. Non solo sotto porta, ma anche nella sicurezza con cui effettua i passaggi e nella grinta, che riusciamo a notare anche nelle sue esultanze. Voto 7+. Al secondo posto troviamo il guerriero del Napoli, colui che lotta su ogni pallone. Ma non solo, si possono notare soprattutto nelle ultime partite anche sprazzi di tecnica sopraffina, dribbling, doppio passo, qualità in cui i brasiliani come lui non sono secondi a nessuno. Le sue prestazioni sono state buone e costanti, da suscitare anche l'interesse della nazionale. Nel frattempo ce lo teniamo bello stretto per la lotta allo scudetto. Voto 7,5. Al primo posto non poteva che esserci lui, Lorenzo Insigne, attualmente uno degli esterni più forti in Europa. Le invenzioni per i suoi compagni sono pura poesia. Finora contiamo ben 6 assist, un giocatore, anche a detta di Sarri, attualmente insostituibile. Ormai il suo tiro a giro è un marchio di fabbrica, ma quest'anno è riuscito a segnare in tanti modi, anche di sinistro. Sono 10 le reti tra campionato e coppe, dopo le 20 dell'anno scorso è a metà dell'opera e anche a metà stagione. Di questo passo non sarà un problema eguagliare il record. Voto 8.